Ciao a tutti e ben ritrovati con questa nuova rubrica di Agrimag, dove parliamo in maniera più approfondita delle sostanze di base e dei corroboranti. Io sono Francesco, tecnico di Agrimag, e vi ricordo, se siete nuovi iscritti, che in descrizione troverete il link che vi rimanda al video generale delle sostanze di base e dei corroboranti, sostanze utili in agricoltura sia biologica che integrata. Oggi parleremo del colino, uno dei corroboranti più apprezzati per le sue molteplici funzioni, utilizzato su varie colture agricole, ma soprattutto sull'olivo. Il colino è una sostanza di origine naturale appartenente alla categoria dei corroboranti e in maniera più specifica alle farine di roccia, come ad esempio la terra di diatomee, la bentonite, la perlite, la zeolite e altre. Il colino ha un aspetto polveroso, tenero e terroso. È generalmente di colore bianco tendente al grigio, ma può anche tendere al rossiccio, all'arancio, grazie alla presenza di ossidi di ferro. Si presenta sotto forma di particelle dal diametro inferiore ai 2 micrometri, per cui possiamo spruzzarlo con facilità sulla pianta. Non presenta tossicità a differenza di molte sostanze utilizzate per lo stesso scopo e ne guadagniamo tutti, dall'operatore agricolo che non utilizza in campo sostanze tossiche, dall'ambiente sia in fase di produzione industriale sia in fase di utilizzo in campo. Infine, non per ultimo, ci guadagniamo tutti, cioè i consumatori. Il caolino ha la funzione principale di creare un film protettivo sulle piante e sui frutti che andremo a trattare. Questa pellicola permette di riflettere i raggi infrarossi, andando a ridurre anche del 50-70% le probabilità di scottature solari. Il momento ideale per applicare il colino è al superamento dei 30 gradi centigradi, abbassando al minimo il pericolo di scottature su pianta e frutti. Inoltre fa risparmiare acqua alla pianta, abbassandone la temperatura, riducendo quindi lo stress idrico posto alle legagione. Migliora la fotosintesi, importantissima durante l'estate per il sostentamento e la crescita dei frutti, favorendo una vegetazione più rigogliosa. Ha un'azione di contenimento nei confronti di vari insetti patogeni, poiché ostacola la deposizione delle uova sulle parti imbrattate dal trattamento. Aumenta il tasso di assimilazione diurno dell'anidride carbonica e inoltre è impiegabile anche nel periodo autunno-invernale, poiché consente di raggiungere il necessario fabbisogno in freddo anche in annate con inverni miti. Infatti la copertura delle piante consente una diminuzione della temperatura a livello delle gemme, contribuendo a differenziare e ad aumentare il numero delle gemme a fiore e di conseguenza i frutti prodotti. Tra tutte le colture agrarie di maggior interesse, sicuramente l'olivo trae maggiori benefici nell'utilizzo del caolino. Il suo funzionamento nel controllo della mosca dell'olivo, la Bactrocera ole, si basa sul camuffamento della pianta, rendendola bianca e quindi irriconoscibile e non appetibile nei confronti dell'insetto. La mosca, nella sua genetica intrinseca, collega l'olivo al colore verde, quindi venendo a mancare questo punto di riferimento, il suo interesse nei confronti della pianta decade completamente. Essendo il suo controllo nei confronti della mosca preventivo, è essenziale installare una strategia di monitoraggio, quindi utilizzando delle ISATRAP, le trap test, in modo da individuare il momento più adatto e più efficace per applicare il caolino. L'indubbia efficacia del caolino è dovuta probabilmente anche ad altri fattori, tra cui pare ci sia il suo pH basico. Infatti si è capito che la mosca viene anche attirata dalla presenza sul frutto di batteri simbionti, proteine, enzimi e valori di pH caratteristici dell'oliva. Il valore di pH del caolino e la sua proprietà di assorbimento dell'umidità rende l'ambiente difficoltoso per lo sviluppo dei funghi ed esplica anche un'azione inibitoria nei confronti del battero della rogna. Infine migliora la qualità dell'olio aumentandone il contenuto di clorofilla e di carotenoidi. Riduce il contenuto di acido palmitico e linoleico e aumenta il contenuto di acido oleico. Si osserva pertanto maggiore stabilità ossidativa e una maggiore shelf life dell'olio delle piante trattate col caolino. Il caolino inoltre presenta una comprovata attività benefica anche su altre colture, ad esempio sulla vite ostacola l'infestazione del moscerino della frutta, della drosofila, della tignoletta della vite, dell'alobesia e anche delle cicaline verdi e gialle. Inoltre riduce lo stress idrico, le bruciature fogliari e migliora la qualità dei grappoli e del vino, aumentando il contenuto di polifenoli e l'acidità totale dell'uva. Su pomace invece previene la rugginosità e migliora la finitura dei frutti.
è efficace contro la psilla, riduce gli attacchi della ticchiolatura del melo e del colpo di fuoco batterico delle pomace. Sul pomodoro invece si rivela efficace contro la spaccatura del frutto, contro il marciume apicale ed è anche utile per migliorare la colorazione dei frutti. Importante utilizzo avviene anche sul carciofo, limitando le scottature estive ed è utilissimo contro l'atrofia del capolino e altre fisiopatie. Su agrumi esplica sicuramente un ottimo effetto nel controllo preventivo dei tripidi e dei lepidotteri come la minatrice serpentina. Il caulino deve essere distribuito in maniera preventiva prima che avvenga l'ovideposizione sulla pianta, che avviene generalmente a luglio-agosto. E il trattamento va ripetuto con cadenza mensile, settembre-ottobre. E se l'infestazione della mosca, nel caso dell'olivo, continua ad essere elevata e la raccolta non è imminente, anche a novembre. Il caulino è miscelabile con la maggior parte dei prodotti utilizzabili in agricoltura, ma è sconsigliato il suo utilizzo con il rame, in quanto riduce la schermatura. L'intervento si può ripetere più volte, soprattutto in caso di piogge, che riduce la colorazione biancastra sulla vegetazione. Per aumentare l'efficienza della copertura possiamo aggiungere un adesivante o bagnante, possibilmente qualificato per l'uso in agricoltura biologica. Ottima ad esempio è l'azione combinata col sapone molle potassico. L'adesività assicura che il sottilissimo velo bianco di caulino permanga anche dopo deboli piogge o intense rugiade. Il caulino può essere utilizzato su oliveti, su pomodori d'industria, vite, ma anche su orticoli a foglia. La dose di impiego varia in soluzione dal 2,5 al 5%. Come abbiamo visto, l'uso del caulino è particolarmente diffuso e gli studi effettuati su questa farina di roccia sono continuamente aggiornati. Noi ci rivediamo ad un prossimo video con Agrimac, dove continueremo a parlare delle novità in campo agricolo. Grazie per la vostra attenzione, al prossimo appuntamento! Aiutaci a crescere, lasciaci un like, condividi questo video o visita il nostro sito per scoprire le soluzioni consigliate dai nostri tecnici.